Parlare della violenza contro le donne non solo in occasione delle giornate nazionali, che è comunque una cosa assolutamente doverosa, ma tutto l'anno. Ecco perché abbiamo visitato la sede aretina del Pronto Donna, il centro antiviolenza della provincia di Arezzo, e con la psicologa Valentina Torri vorremmo davvero che le donne all'ascolto capissero che in questi casi non sono sole. La violenza isola, isola in tutti i suoi aspetti, negli aspetti della vita di una persona, isola da un punto di vista economico, isola da un punto di vista affettivo e psicologico, quindi la difficoltà ad uscire da una situazione di maltrattamento sta proprio nella percezione di non riuscire a venirne fuori perché si è sole. Quindi è importante che il centro antiviolenza, che è importante che si sappia che questo spazio è dedicato alle donne che qui sono ascoltate, credo che non c'è nessuno che fa qualcosa al posto loro come nella relazione violenta, ma che si fa un progetto di vita e di uscita dalla violenza insieme. E noi abbiamo una reperibilità H24 per i casi più urgenti e proprio di pericolo, quindi che fanno riferimento al codice rosa. Quindi le donne che si rivolgono al pronto soccorso e quindi evidentemente in una situazione di violenza fisica grave, in accordo con l'operatore del pronto soccorso che ha i suoi strumenti per rilevare il rischio, ci contatta e se la donna vuole e se ne rilevano gli estremi viene inserita in casa rifugio. Per tutte le altre l'accesso a noi è attraverso la linea telefonica che è lo 0575 35 50 53. Siamo aperte 7 ore al giorno anche il sabato e la domenica. Nelle fasce d'orario in cui non c'è l'operatrice che può rispondere c'è comunque una segreteria telefonica a cui tengo a precisare la donna se vuole essere richiamata può lasciare un messaggio. Noi non richiamiamo direttamente proprio per non invadere il suo spazio di scelta e anche perché rischieremo di metterla ancora più in pericolo nel caso il maltrattante o la persona violenta sia ancora vicino a lei. Quindi se la donna chiama e lascia un messaggio in segreteria e vuole essere richiamata, noi la ricontattiamo e da lì poi possiamo sviluppare poi un percorso di fuoriuscita dalla violenza fissando appunto degli appuntamenti e avviando con lei una speranza.